seguendo. Tra l'altro ci sono diversi amici, compagni con cui abbiamo provato per tanti anni, direi oramai decenni, a fare il rosso-verde. Quindi ho chiesto di intervenire adesso perché è stato già messo a fuoco bene dalla presentazione di Morea, poi da Elena e da Riccardo, ma vorrei ulteriormente un po' sottolineare la cosa che mi ha spinto in particolare a me, diciamo, a proporre questo, provare a riprovare, per usare un po' il termine di Claudio Napoletano. Avendo oramai l'età e anche avendo vissuto esperienze rosso-verdi per molti decenni, cioè, noi siamo dentro un circuito politico-culturale che è cominciato addirittura negli anni 70, insomma, dalla pubblicazione dei Limiti dello Sviluppo, ma per citare la mia parte politica, e guardo volutamente Franco Russo perché penso che noi dovremmo proprio interloquire sulla storia passata e su quella futura anche da punti di vista politicamente diversi. Io ricordo un convegno dell'Istituto Gramsci di quegli anni che si chiamava Uomo, Natura e Società, che ha la caratteristica di avere alcune delle relazioni introduttive che potrebbero essere valide ancora adesso. E in particolare quella di Laura Conti, di Giorgio Nebbia, parlo di due persone che non ci sono più, anzi tre, e di Prestipino. Una è epistemologica, quella di Prestipino, filosofo marxista, ecologista, diventato, Laura Conti, che voi conoscete come percorso politico, dalla Resistenza a Seveso, e quello di Giorgio Nebbia, merceologo, anche lui marxista. Marxista come merceologo, appunto, proprio l'essenza di Marx. Che poggiavano peraltro in un terreno culturale, quello del PC, che aveva elementi. Io penso alle questioni dell'urbanistica democratica, penso anche alle questioni della salute in fabbrica, quello che succedeva appunto a Seveso, ma penso fuori dal Partito Comunista a Maccacaro. E sempre per riattraversare, non in forme agiografiche, garantisco. Una storia, io ho rivisto anche i dibattiti nel dopoguerra, in particolare negli anni 60 sulla modernizzazione, quelli tra Ingrao e Amendola, polarizzati tra Ingrao e Amendola, poi con una gestione centrista, con Gattiana e poi con Gattiana, che erano proprio sulla questione del modello di sviluppo. Mi colpì che a un certo punto il Partito Comunista fu accusato di ruralismo perché contrastava anche la logica dell'industrializzazione del Sud, proponendo diciamo, una logica fondata invece sull'agricoltura. Io ho conosciuto militanti del PC di quegli anni, poi diventati grandi ambientalisti straordinari come Nicola Cipolla, che non c'è più, anche lui tra di noi, che è stato diciamo, capace di costruire una cultura che nasceva dalle lotte bracciantili e che è arrivato fino al meglio dell'ambientalismo fino a quando è morto. Ecco. Preparando questo incontro mi è capitato di rintracciare, l'abbiamo messo sul sito di Transform, una cosa che io non ricordavo neanche di aver scritto. La devo a Marina Turi, che ne aveva citata su un libro dedicato a Laura Conti, uscito lo scorso anno. Stava tra le carte di Laura, meritoriamente sta a Brescia, nella Fondazione Micheletti, dove sono state collocate, grazie a questa fondazione, che era gestita fino a qualche tempo fa da Andrea Poggio, le carte di Giorgio Nebbia, di Laura Conti, di Raffaello Misini, ambientalisti, diciamo, comunisti di area di sinistra. E poi siamo riusciti a rintracciare sull'Unità, perché era un pezzo sull'Unità che riguardava la tribuna congressuale per il 20° congresso del PC, quello di scioglimento, 4 gennaio del 1991, un pezzo firmato da Laura, insieme a me, a Massimo Serafini e a Giacomo Schettini, e credo che lo firmassimo noi quattro perché eravamo membri degli organismi dirigenti, firmatari della mozione che si chiamava Rifondazione Comunista. E il titolo era Perché ci diciamo ambientalisti e comunisti. Il testo è molto dotto, adesso io non ricordo quali parti avesse scritto Laura, quali avessi rivisto anch'io, non lo so. So che era un fatto politico importante che mentre Occhetto proponeva il superamento, il scioglimento del Partito Comunista in nome del nuovo e le grandi contraddizioni della nostra epoca, e cominciò il congresso anche con una citazione della necessità di irrorare il Sahara,
Adesso la memoria, io ho paura a fare queste citazioni perché non sono mai sicurissimo della mia memoria, ma ricordo, credo di ricordare un momento di sconvolgimento di fronte a queste parole da parte di Laura Conti, perché urlare in Sara significa avere uno spreco energetico francamente insostenibile, insopportabile. Ma insomma, mentre c'era questa operazione, dall'altra parte, sostanzialmente tutto l'ambientalismo avanzato, scientifico, era per il no. Era per il no, quelli che ho detto, Laura Conti, ma anche Giorgio Nebbia accompagnò sempre la battaglia per il no. Non voglio citare impropriamente, ma insomma, nella mia commissione, perché io ero responsabile nazionale ambiente del PC, c'erano Enzo Tiezzi, insomma, eccetera, eccetera. Questa cosa, peraltro, avveniva pochi anni dopo la vicenda di Chernobyl, quando nel PC, io ero appena entrato, noi presentammo un emendamento contro il nucleare, dico noi perché nacque dentro la sezione ambiente che fece un appuntamento a Frattocchie, ambiente una dimensione della politica, ci sono ancora gli atti, a cui vennero sia Mussi che Bassolino che poi depositarono gli emendamenti contro il nucleare, c'era dentro il PC diciamo, una forza di discussione molto ampia dovuta anche alle personalità. Cioè, tutto il pezzo che era nuclearista era composto da Zorzoli, Maschiella, cito nomi che Borghini, che forse a voi non dicono, ma erano nei consigli di amministrazione dell'ENEL e dell'ENEA, ma anche gente capace. Zorzoli era uno scienziato di primo livello, insomma, e così via. E quindi, quando aprimmo questo confronto, aprimmo come sezione ambiente, aderendo alla manifestazione antinucleare del PC, vado rapidamente perché Roberto, però penso che servono un po' di elementi. Rompendo in qualche modo una tradizione che rendeva impossibile questo fatto che una sezione aderisse a una manifestazione che aveva al centro un tema che invece nel PC era divino, insomma. E quindi ci furono dei confronti, si convocò la quinta commissione comunale centrale. Insomma, ma per dire che appunto vincemmo i congressi provinciali e poi al congresso nazionale per 17 voti quell'emendamento fu bocciato. Mi sarebbe piaciuto ricontarli. Sa di fatto che dopo un mese scoppia Chernobyl, cambiamo linea, ma nel frattempo sono nate le liste verdi. Ho parlato di questo percorso per dire che la storia poteva andare diversamente e contemporaneamente con Franca abbiamo parlato spesso di come la storia, per esempio, della nuova sinistra, l'incrocio con le liste verdi, che cosa poteva succedere? Cioè, che cosa poteva diventare la storia di questo? Erano gli anni in cui, se Roberto non mi uccide, ma ho bisogno un po' di specificarlo, nasce l'ambientalismo della sostenibilità, che è una grande costruzione teorica, ideologica, che c'ha peraltro nell'Unione Europea, che ancora non c'era, ma in Kyoto, nell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che avevano promosso le conferenze precisamente sulla Terra, quelle di Rio de Janeiro, da cui nascono le grandi convenzioni, ha un impianto teorico forte. C'è la commissione Brundtland fatta da questa ministra era svedese, se non sbaglio, danese, che inventa questo termine dello sviluppo sostenibile. Norvegese. Ecco. Oramai mischio i nordici in questa maniera. E c'è un'interfaccia nostra con questa cosa della sostenibilità. Possiamo dire che i movimenti global, sono la Lega Ambiente, ma noi pratichiamo molti movimenti globali. Via Campesinas, i movimenti ambientalisti che cominciano a contestare la globalizzazione. In Italia, per esempio, facciamo moltissimi movimenti territoriali. Quando io vado via dal PC, vado alla rifondazione, la base di riferimento sono moltissimi i movimenti, i tantissimi comitati. Diciamo che c'è un corpo a corpo tra questa sostenibilità e questa caratteristica global dei movimenti. Questo corpo a corpo lo perdiamo. Tant'è vero che dalla sostenibilità, che rimane come diciamo, foglia di fico, si passa all'ambientalismo di mercato puro. La green economy. Peraltro in Italia la sostenibilità non c'è mai stata. Negli anni della sostenibilità noi facciamo il record europeo di consumo del territorio in tutta Italia e in particolare la Lombardia consuma, il cuore della modernizzazione italiana, consuma 4 volte la media di territorio cementificato d'Europa e facciamo cose incredibili come il CIP6, cioè diamo soldi per bruciare fossili,
come se fossero assimilate alle rinnovabili, costruendo quel gigantesco hub di metano, sì, ma costruendo anche quello gigantesco hub di metano che noi abbiamo adesso. Noi abbiamo una capacità installata di sovrapproduzione energetica elettrica da metano incredibile, tutta alimentata da questo chipset. E nasce l'ambientalismo di mercato, quello che arriva fino ai temi che venivano ricordati da Elena, che ci affrontiamo adesso, e cioè il fatto che tutto viene collocato in borsa, eccetera, eccetera. Poi che succede? Succede una cosa grossa che noi dovremmo affrontare. Scoppia la guerra e il palloncione della globalizzazione sembra bucare. E che succede? Ci propongono una riregionalizzazione delle economie su base geopolitica e non su base ambientalista o base, ma neanche economica. Cioè, io penso che noi siamo di fronte all'assurdo. Cioè, io che penso che è stato un assurdo che l'Italia avesse un sovraccarico di metano in questa maniera, penso che l'idea di fuoriuscire dalle relazioni con la Russia sul metano per andare a fare le relazioni con gli Stati Uniti, con la Nigeria, eccetera, eccetera, e portare la Russia a vendere il metano verso l'Asia tutto attraverso le navi, sia una follia totale, che peraltro non va da nessuna parte, perché gli apprendisti stregoni della globalizzazione provano a rimettere il dentifricio dentro il tubo, cosa che è scientificamente impossibile, chiunque ci abbia provato non c'è mai riuscito. In questa fase, su questi due grandi temi, la questione che tu hai chiamato sovranità alimentare, la faccia della sovranità alimentare, oramai c'è un'offensiva neo-OGM da tutte le parti, perché è chiaro che con questa situazione del piano A e la questione dei beni comuni collocati in borsa e la questione energetica, noi siamo di fronte a, da un lato, all'accordo dei dominanti intorno alla finanziarizzazione, dall'altro alla guerra mondiale che non è più a pezzi, ma è contemporanea. E che fa l'ambientalismo? Beh, insomma, uno dei punti più avanzati dell'ambientalismo, che sono i Green Verdi, è il punto più avanzato del sostegno alla guerra militare. Veramente è una cosa scioccante, perché è scioccante per chi appunto conosce, per esempio, la storia dei Grunen, e quindi sono state, a proposito di evoluzione della sinistra, se poteva andare diversamente, Franco, tra di noi, diciamo. Vediamo, approfondiamo, perché una storia tutta verde come quella dei Grunen è finita con i militari. E idem dall'altra parte, la storia del partito della scioglimento del PC è finita con il neoatlantismo militare e tutto quello che ci vuole da aggiungere di Letta, che è oltre quello di Renzi. E con quello che è sopravvissuto di noi, che fa l'ornamento. Cioè io francamente, cioè non riesco neanche più a distinguere, dice, sai, non si può fare l'alleanza nazionale, però si può fare quella territoriale. Ma in una fase in cui i territori sono ridotti a puro luogo di rendita, cioè la città in 15 minuti, come si chiama, non mi ricordo più, copiata, non mi ricordo da quale altro slogan dell'ONU, è diventata tutti i progetti di finanziarizzazione dei territori, da Milano di Sala alla Roma di quartiere. Qual è lo spazio di contrattazione territoriale che io posso avere da questo punto di vista? A parte le altre cose, abbiamo visto ieri il Consiglio Comunale di Milano che boccia, praticamente cambia la cosa su Assange e leva, diciamo, la richiesta di cosa incredibile. Ma noi che cosa facciamo? Ecco, questo io ne sento l'ansia, perché poi sento Elena che è più giovane e che propone tutte le cose che facciamo, anche con un po' di anziani come me, e con padri della patria come Riccardo Petrella, che poi si collega, eccetera, eccetera. Ma io penso che in questo momento la ricostruzione in senso ambientalista di una soggettività politica e di una politica è indispensabile. Ho distinto i due temi, soggettività e politica, perché noi abbiamo bisogno di entrambe le cose, cioè che di una politica che sia rifondata fuori dall'antropocene, e cito il pezzo che ci ha mandato Paolo Cacciari, non sono capace a farla questa parte, spero che Paolo si ricolleghi, oppure mettiamo in lettura i pezzi che ci ha mandato, ma dentro la politica. È perché non c'è più tempo. Cioè io non credo che noi tra 50 anni ci avremo, io non so, non lo so chi, che si ricorda che nel 91 ha fatto il pezzo con Laura Conte, perché quel mondo lì non esisterà più. Non sono mai stato catastrofista, ma penso veramente di sentire l'urgenza, la responsabilità politica di riproporre
in forma adeguata ai tempi, questo che è stato un impegno per molti di voi e anche di noi di una vita. Questa è l'attualità del Rosso in questo momento e io penso che dobbiamo provare a stare a questa altezza, a questo livello della sfida politica.